Eccoci qui con Leonardo De Amicis, che ha incontrato tutti gli amici. Da quanto tempo che non ti vedo? E tu come stai? E io voglio fare, non so, io voglio lavorare con te di nuovo. Allora, direttore musicale di Sanremo. Cosa fa il direttore musicale a Sanremo? Ma ogni programma musicale è un direttore musicale. Sanremo. Si preoccupa della musica, quindi una supervisione anche sull'orchestra, la scelta dell'orchestra. Il direttore musicale scrive la sigla, scrive tutto quello che accade in un programma a livello musicale, poi è a disposizione del direttore artistico per qualsiasi cosa. Che altro fa? E poi nel caso mio dirige anche l'orchestra, nel senso, quando arrivano gli ospiti o quando ci sono tutte le cose di cast che non siano in gara. Perché se no c'è il direttore della canzone, no? Sì. Spesso, ok. No, e tu sei stato direttore musicale, e lo sarai anche per la prossima edizione, al fianco di Amadeus e anche nelle scorse due edizioni. Le rivediamo insieme? Volentieri. Qualcosina, non tutte, perché se no andiamo fino all'anno prossimo, vai. L'orchestra del Festival di Sanremo è diretta dal maestro Leonardo De Amicis. Grazie maestro. 1, 2, 3. Io come ti amo, non ho l'età, gli diamo le parti che le guardano. È il maestro Leonardo De Amicis, il motore musicale del festival, il motore. Dimmi cosa vuoi fare. Io devo provare 5 le ali e Marcello Alberto. Esatto. Urgenti stanno qua dietro. Sì. Non li ho mai provati quello che ho. Quindi io devo assolutamente fare quello. Un po' preoccupato oggi. La musica ci salverà. Qual è stato di queste due ultime edizioni il momento più divertente e quello, diciamo, invece più emozionante? Il momento divertente sono le prove, ad esempio con Fiorello ed Amadeus, le prove. Cioè quello che può accadere, che poi non vediamo, perché nelle prove c'è più, diciamo, più libertà di espressione, ci si lascia un po' andare. Attivo? Fiorello è uno che tende a coinvolgere e quindi ad esempio nell'ultimo Sanremo era l'orchestra il suo pubblico, per cui lui si provava le sue cose, nel senso che prende, irrompe, comincia e iniziano delle storie straordinarie, che poi è il Fiorello che conosciamo, il Fiorello di Stasera pago io, è l'istrione che è il genio che è, quindi non ti faccio un esempio, però è sicuramente uno che racconta. Che racconta poi fatti. È tutto allora, quanto c'è di improvvisazione, perché vedendolo nelle prove lo saprai, e quanto c'è invece di scritto? Dunque io ho lavorato con lui tantissimi anni fa e l'ho conosciuto all'inizio, e lui è straordinario perché è istintivo, nel senso che lui ha delle tracce, ha degli spunti, poi da lì parte Fiorello. È come una musica jazz. Sì, c'hai delle tracce, esattamente, c'è il tema e poi c'è l'improvvisazione, e lui si affida molto a se stesso. È chiaro, ha un gruppo autorale straordinario che sta con lui da anni e che comunque riordina le cose, perché altrimenti potrebbe essere dispersivo, però Fiorello è il motore, è un motore pazzesco, è un autore di se stesso incredibile. E il momento più emozionante? Il momento emozionante di questo ultimo, l'andata in onda, la prima puntata. La prima puntata quando si sono accese le luci ed Amadeus ha detto andiamo in onda. Ed era una sensazione di emozione e di liberazione, perché poi il festival ci ha veramente segnato. Questo della pandemia eravamo tutti come dire, nell'incertezza di esserci il giorno dopo, perché c'erano tamponi continui, il Covid avanzava, ma noi eravamo molto vaccini, protetti. Eravamo. L'azienda ha messo su una task force pazzesca per il Covid, ma comunque tutti eravamo passati al setaccio, per cui ci siamo persi delle persone per strada che non hanno potuto, hanno magari fatto le prove, io dei musicisti anche che hanno lavorato e poi non hanno potuto godere del proprio lavoro, quindi magari hanno soltanto provato e poi hanno guardato da casa il festival. Quindi l'ansia di non potercela fare c'era, la liberazione dell'andata in onda di Sanremo che dice benvenuti al Festival di Sanremo. Sai che ha emozionato anche me, perché poi chiunque abbia vissuto la pandemia, anche da cronista come abbiamo vissuto noi, anche l'anno precedente, eccetera, e un po' per tutti
il poter, l'aver fatto Sanremo è stato un po' l'inizio di un segnale di rinascita. Sì. Dobbiamo fare questo grande appuntamento, dobbiamo realizzare questo grande appuntamento popolare, costi quel che costi, in sicurezza ovviamente come è stato fatto, però sì, Sanremo, anche col, Sanremo appartiene, la platea vuota. Appartiene alla storia della nazione in un certo senso, esatto. Una tradizione. E l'emozione tua personale di quando si alza la bacchetta? È straordinaria, l'emozione Ed della è, bacchetta... Ed è vero che è imparagonabile a qualunque altro tipo di esperienza? Quando si alza la bacchetta è avere l'attenzione di 50, 60, 70 persone per le quali tu rispondi in quel momento, perché poi loro si affidano a te. Che è l'orchestra. Sì, che è l'orchestra. Cioè, in quel momento, nelle prove si prova, però quando si va in onda, in televisione va anche un concerto, classico, crossover, qualsiasi cosa, poi a un certo punto il maestro risponde, cioè è responsabile di tutta l'orchestra, per cui quando alzi la mano, alzi la e, dai un, e fai un gesto, l'orchestra è a te. Che crede. Questa cosa ti fa, ti rende no, è una responsabilità enorme, è straordinario perché si fidano di te, si fidano di tu te. Tu hai scelto subito di fare direttore d'orchestra no, quando hai cominciato no, a studiare no, musica? No, la mia curiosità mi ha portato a quello, cioè la mia curiosità, io poi parto... Tu nasci da, come pianista? Sì, come pianista, organista, poi mi sono appassionato alla musica leggera, ho avuto l'esigenza di andare a dire all'orchestra come eseguire una cosa quando per esempio facevo le produzioni, io ho prodotto molti dischi, no? Produrre, cosa vuol dire, specifichiamo, il produttore artistico è quello che realizza un disco nel suo arrangiamento insieme all'artista, nel caso per esempio di Riccardo Cocciante io ero suo produttore Me artistico. Me l'hai nominato Riccardo Cocciante, che so che uno dei tuoi carissimi, uno dei, anche dei tuoi più cari amici è diventato. Sì, siamo amici da tanti anni. Sì. Guarda che ti saluta. È una sorpresa, lo so, grazie a tua sorella Maria Cristina, ma devo dire soprattutto grazie a te per la tua amicizia, che prima era un'amicizia musicale in fondo, tu sei venuto a suonare nel mio gruppo, ci siamo conosciuti musicalmente, poi nel tempo ci siamo conosciuti personalmente. E questo è prezioso, grazie di questo. Niente, io volevo dirti questo, per un amico in più, per un amico in più. Grazie Leo, tu. Da un colpo al cuore. Cioè, ma davvero? Ti giuro. Vabbè. Hai lavorato con tantissimi artisti. Cosa ha di speciale il tuo rapporto con Riccardo Cocciante? Perché vi siete scelti? Mi riprendo un attimo, allora. Ah, ma sei davvero così emozionato? Perché? Ti giuro, e non me l'aspettavo. Ma perché? Non ti aspettavi una dichiarazione d'affetto così profonda? No, eppure poi Riccardo non da lui, uno, che è uno superstivo. Sì, in effetti Riccardo nella vita privata è molto più aperto che nella vita pubblica. Riccardo è stata la mia scuola, devo dirti, nel senso che è come avere una palestra a disposizione, perché la sua esperienza l'ha messa a disposizione. Lui ha ragione, io ho iniziato da ragazzo, credo a 20 anni, a collaborare con lui. E quando il tuo primo incontro, te lo ricordi? Sì. Sì. Come fu? Il mio primo incontro, lui stava al Teatro Sistina con tutti gli altri musicisti e io stavo sotto tramite un amico comune mi sono fatto presentare. Ho detto, io sono le tastiere, mi piace l'elettronica, mi piacerebbe assistere. E io in quella tournée che si chiamava, credo, Quando ci vuole bene, ero tutti i pomeriggi dietro a guardare quello che accadeva. Mi bastava. Cioè tu giravi con con Cocciante? No, solo a Roma, perché stando all'Aquila mi permettevo questo. Poi piano piano mi ricordo che c'è stata proprio la volontà di Riccardo di riformulare un gruppo e io sono stato incluso, nel senso che io che amavo, ti parlo di 25 anni fa, per cui l'elettronica era all'inizio, non è come adesso. Io amavo già i calcolatori, il computer, la programmazione. Lui era molto affascinato da quello che facevo. Per cui è partita così la cosa. Quindi tu gli sei grato perché in qualche modo lui è stato uno dei primi a darti fiducia. No, lui è stato uno dei primi, ma poi è stato uno dei primi che poi mi ha portato con sé e mi ha fatto crescere nella produzione. Quindi io con lui ho fatto il musicista, poi ho fatto il produttore, poi ho diretto anche le orchestre dei suoi dischi. E ho lavorato in America, in Francia, nella francofonia. Lui è famoso anche in Francia. Come e no? Tutto l'ambiente francofono. Beh, pure i Miserabili, cui, no? Le Miserabili, quello è... Notre-Dame de Paris. Esatto. Notre-Dame de Paris.
Però lui ha proprio una carriera, per esempio in Francia, ha degli successi come Margherita Mallà, titoli diversi per dirti. Quindi io, insomma, è stata una palestra pazzesca, una scuola, una vera scuola. E quindi siamo rimasti amici, ci sentiamo quotidianamente, no, però ci sentiamo spessissimo e con un affetto vero, vero, al di fuori del lavoro. E invece in televisione ti vediamo con Gianni Morandi, che è la prima volta forse, anche quella. Gianni Morandi è la prima, la vediamo. La mia prima esperienza televisiva, sì. Allora, avete già visto più o meno com'è questo bellissimo studio disegnato da Castelli. Qui c'è una parte che mi ricorda i tempi di Teatro 10, di Studio 1. Qua invece c'è la parte dell'orchestra diretta dal maestro Leonardo D'Amicis. Sei un ragazzino, chiamarti maestro. Ragazzino così. Ci sono 25 persone d'orchestra, non me li fare presentare tutti, poi avremo modo di conoscerli tutti quanti. Cosa ricordi del tuo debutto televisivo? Io ricordo, questa è un'altra sorpresa straordinaria, Gianni è la persona che mi ha convinto a fare la televisione, perché poi io in quel periodo lì ero un produttore, scrivevo e non avevo poi avuto nessun rapporto con la televisione, non ne conoscevo il reale sviluppo. Non dico che ero un po'... contrario, però non sapevo. Mi piaceva guardavi quello... un po' dall'alto in basso? Un pochino. Ora ti dico che sbagliando. No, no, perché è come quando uno non conosce un argomento e allora con sospetto, non dall'alto in basso, perché credo di essere una persona abbastanza umile. Però lui mi ha convinto, mi ha proprio telefonato, mi ha detto: non hai capito niente. Cioè, mi faceva sentire. Com'è Gianni? Gianni quanto è straordinario. Simpatico, quanto allegro, quanto proprio forza, anche proprio quanto incarna, secondo me, il meglio di noi italiani, allegro. È una star, non star. Cioè, lui è una star planetaria, perché lo conoscono tutti, anche sul web lo seguono tutti, ma sta in mezzo alle persone. Mi ricordo soltanto che all'inizio di quel programma mi diceva: tu devi venire avanti con me. Dico: no, io voglio stare dietro, sono il maestro, io voglio stare là. No, tu sei il mio maestro, vieni con me. E mi prendeva delle volte anche, sì, e mi portava avanti. Chiaramente io spiccicavo una parola e mezzo, come hai potuto vedere, no? Cioè, non ho detto neanche una parola. Senti, ma invece Cocciante in tournée com'era? Com'è invece? Quando siete andati girato... Riccardo è divertentissimo. Ah sì? Tipo, raccontami una cosa buffa che avete fatto insieme. Ma Riccardo è straordinario. Riccardo è un perfezionista in tournée, nel senso che quando si prova. Ma quando c'è dopo, appunto, finisce il concerto, poi che fate? È uno che poi ci sta al convivio dopo, no? La tournée, la cosa bella è l'after show, è quello di andare, ad esempio, ne so, lui è un amante dei peperoncini e abbiamo girato mezza Calabria a cercare i peperoncini, quelli che lui mangiava e io svenivo, no? Riccardo è uno che mangia i peperoncini di quelli pazzeschi, così, capito, che uno come me sviene in un secondo. Ecco. E invece con Gianni che cosa avete condiviso culinariamente parlando? Con Morandi? Ma Gianni è uno molto attento nella cucina, anche dopo il programma andavamo sempre a Cinecittà, a cena dopo. Gianni è uno sportivo, è uno che corre, facevamo il disco suo e lui veniva con la borsa e con le cose, diceva: vabbè, tu tanto c'hai da fare, io mi faccio 30 chilometri, vabbè, 30 chilometri. Tu pure sempre tu lì, quello sta dal peperoncino alla corsa di 30 chilometri, Gianni Morandi. Gianni è uno che ha fatto le maratone, lui non so se le fa adesso ancora, ma è uno che New York l'ha fatta, cioè è proprio uno sportivo... preparato. E tu non gli sei mai andato dietro? Ma non ce la faccio. Anche se mi piace lo sport, ma non ce la faccio, non ce la posso fare. Senti, un altro messaggio di un'altra persona con la quale hai lavorato tanto, la salutiamo con tanto tanto affetto sempre, Antonella Clerici. Ciao Leo, volevo dare un grandissimo abbraccio al mio amico Leonardo D'Amici, il mio maestro del cuore. Abbiamo fatto delle cose bellissime insieme, una su tutte, le fantastiche edizioni di Ti lascio una canzone, che è un programma che ha dato il successo a tanti, anche a noi, e che avremo sempre nel nostro cuore. Un bacione Leo, ti voglio bene, a te e a tutta la tua splendida famiglia. Oggi è la tua giornata fortunata. Oggi è una giornata, però te lo meriti. Oggi è una giornata di sorprese. Io non me l'aspettavo, devo dirti la verità. Sono contento di essere qui e non mi aspettavo
queste incursioni che mi fanno bene al cuore. Con Antonella com'è andata? Poi ti lascio una canzone, sono nati pure il volo, è nato sì, lì, no? Come quindi no. Tu te li ricordi, i Paperottoli? Ma come no? Tre bambini piccoli così. Con Antonella è andata benissimo, io ho fatto 8 edizioni. Direttore artistico, lo vediamo, dai, ti lascio una canzone così ci rallegriamo ancora un po'. Io sono stupito da quello che vedo qui perché è proprio tranquilli, ci emozionano, quindi vuol dire che insomma hanno la padronanza di quello che fanno. Diretta dal maestro Leonardo De Amicis. D'altronde il maestro Leo, siccome si chiama De Amicis, è come dire un maestro da libro cuore, perfetto per questi ragazzi. Non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno. Potevi mai immaginare che sarebbero diventati delle star internazionali, amatissimi peraltro? No, inimmaginabile il successo che hanno avuto, ma non per erano già bravissimi e che poi dal loro talento c'è stato un lavoro enorme fatto sia da Tony Renzi che da Michele Torpedine che li ha portati a livello internazionale. Però se lo meritano, devo dire, sono veramente, oltre che talentosi, bravi, anche delle brave, belle persone. Sono rimasti noi siamo rimasti in contatto, noi ci vediamo. Salutaceli allora. Ci vediamo nella vita, specialmente con Gianluca che abitiamo vicino, perché lui sta in Abruzzo, poi io sono abruzzese, sto spesso lì. Persone con i piedi per terra e che amano sto lavoro, amano cantare e si sente. Ho lasciato per ultimo il ricordo più importante, Giovanni Paolo II. No, non vediamo nulla, voglio solo che tu ce lo racconti, com'è andata. Allora, un periodo straordinario della mia vita, che ha dell'incredibile. Un anno prima del giubileo, io ho, tramite un mio amico, un editore, Vincenzo, ho fatto un provino perché volevano realizzare, una cosa strana per allora, un testamento spirituale del Papa. Ed io ti chiedevo, ma cos'è? Dice, no, bisogna realizzare una cosa musicale, multimediale, perché i linguaggi vanno avanti, per cui ti va di fare un provino. E io ho detto, beh, io lo faccio un provino. In che cosa consiste? Noi ti facciamo avere tramite appunto Radio Vaticana la voce pulita del Santo Padre e tu ci dai la tua idea. Però questo sappi che non ti promettiamo niente perché verrà fatto con te e con tante altre persone, non solo in Italia. E io, insomma, in un momento poi molto particolare, per cui era un momento della mia vita in cui avevo cambiato il mio lavoro, con Riccardo avevamo deciso di prenderci un momento di pausa artistica, non nell'amicizia, ma ero senza, diciamo, senza prospettive. Ho fatto un provino. Dopo un tempo biblico, 30-40 giorni, mi hanno detto biblico, perché mi ricordo questo di questo progetto, che ogni risposta era sempre 30 giorni, no? Per ogni cosa. Mi è stato comunicato che avrei aperto il disco del Papa col mio brano. Che non è una cosetta, dici, sai. No, una cosa... Apro il disco del Papa. Una cosa straordinaria. E quando hai conosciuto Giovanni Paolo II, che cosa hai pensato? Qual era il carisma di quest'uomo che adesso... Ecco, io te lo racconto il carisma. Mi ero preparato un discorso. Nella presentazione del disco a Piazza San Pietro, prima in udienza privata, poi in pubblico, mi ero preparato tutto un discorso. Sono arrivato là e come un deficiente proprio, non ho aperto bocca, proprio in silenzio. Lui mi ha messo una mano qui. Mi ha regalato un rosario. Non hai proprio avuto la... Ma una parola. Ma niente. È successo altre due volte. La stessa cosa, identica cosa. Per cui carisma immenso, ma di una dolcezza indescrivibile. Indescrivibile. Tre volte ho provato a dire, tre volte non sono riuscito. Questa è la mia esperienza personale. Meravigliosa. Meravigliosa, me la porto nel cuore, sì. Leonardo, grazie per essere stato con noi. Peraltro tramite te mandiamo un grandissimo messaggio all'Aquila, conservatorio dove tu hai studiato e che è sempre nei nostri cuori. E parleremo poi anche col presidente della regione.